Come fare per distinguere se te la stai cantando da solo o da sola, oppure se stai veramente facendo i passi giusti per poter realizzare il tuo progetto, qualunque esso sia. Ho letto un articolo interessante di Benjamin P. Hardy, scritto Hardy, che sostiene che ciò che è più importante per poter portare a termine un progetto, per poterlo realizzare, per non cantarcela da soli, sì, lo stiamo facendo, sì, adesso arriviamo, come no, sto lavorandoci sopra, però i risultati non arrivano, qualcosa non succede e noi abbiamo sempre qualche storia, qualche giustificazione. Questo serve non solo per te, ma soprattutto anche per valutare altri, quello che gli altri ti dicono. Sono delle persone affidabili che stanno veramente facendo di tutto per poter realizzare il progetto o te la stanno imbastendo questa storia? Come si fa a capirlo? Ci sono delle variabili, degli elementi, delle azioni, delle caratteristiche che chi veramente riesce a realizzare i progetti ha e chi invece si impantana non ha? Yes, sir. Ci sono e come. Numero uno, questa persona o tu. Hai fatto un investimento su questa cosa? Non deve essere per forza un investimento di tipo economico, deve essere un investimento del tipo hai impegnato qualcosa di te stesso, ti sei iscritto, ti sei registrato, hai comprato delle apparecchiature, hai fatto un piano, hai fatto insomma un investimento affinché questa cosa possa succedere? Numero due, lo sai solo tu che questo progetto succederà? O l'hai detto e condiviso pubblicamente con altre persone? Perché se l'hai detto e l'hai condiviso con altre persone, allora è un conto. Se invece lo sai solo tu e in segreto lo sa soltanto tua sorella. Numero 3. C'è una tabella di marcia? Ci sono delle scadenze? A tale data succede questo, a tale altra data succede quest'altro, a tale altra data succede quest'altro ancora. Non ci sono? Non hai avuto il tempo? Troppo complicato? Numero 4. Attenzione bene. Partner. Se uno vuole realizzare un progetto, avere un partner, qualcuno con cui fare la corsa, qualcuno con cui allenarsi, qualcuno con cui verificare a che punto sono, qualcuno a cui rendere conto di quanto mi sono allenato e preparato. Se ho un partner nel fare un percorso per raggiungere una meta, ho molte più possibilità di raggiungerla che se la faccio assolutamente da solo. Tu hai un partner? Hai qualcuno con cui fare la corsa? Che ti dà una mano, che ti ascolta, che ti traina quando tu non ce la fai e viceversa? Una persona con cui confrontarti, una persona che ti mette sotto torchio e verifica che effettivamente quello che avete deciso di fare è stato fatto? Quinto e ultimo punto, l'ambiente, le persone che ti circondano. Cioè se vuoi realizzare un progetto, le persone che ti sono intorno dovrebbero essere persone appassionate di quello che tu fai, a 10 anni luce avanti a te in quello che tu fai, persone che condividono, che ti supportano, che ti incoraggiano. Se non hai queste condizioni e tutto intorno a te è alieno a quello che fai, non ti supporta, non è incuriosito, non è interessato da quello che tu fai, non dico che valga la pena che vieni su un'isola come ho fatto io. Così almeno hai verde e blu intorno e puoi concentrarti su quello che vuoi. Ma vale la pena che consideri frequentare online o nel mondo fisico di più delle persone, del mondo, dell'atmosfera, dell'universo del quale vuoi entrare a far parte. Quindi, ricapitolo veloce. Numero uno, hai fatto un investimento per poter raggiungere l'obiettivo? Numero 2, è segreto o è pubblico? Lo sanno tutti, lo hai annunciato. 3, hai una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo? 4, ti sei scelto un partner? 5, l'ambiente, le persone che frequenti
sono propedeutiche, danno una mano, supportano e incoraggiano l'obiettivo che vuoi raggiungere. Questi sono gli ingredienti per raggiungere qualsiasi obiettivo. Per quello che ho visto io, le persone che adottano 4 su 5 di queste cose sono le persone che riescono a realizzare qualsiasi cosa vogliono. Tutti gli altri, quelli che ti dicono sì, guarda, io sto facendo qui, sto facendo là, ma non hanno questi 5 elementi, non ne hanno 4, non ne hanno 3, hanno soltanto le loro parole, sono dei cantastorie.